Varia il mondo, sono gli umori, varie sono le fantasie, vari sono gusti e sapori che alle genti in varie vie del cervello esalan fuori. Varia il mondo, sono gli umori. Tra 5 e 600, Bologna è un'importante città industriale, vice capitale dopo Roma del grande stato della Chiesa che si estende sostanzialmente nei territori delle odierne regioni Romagna, Marche, Umbria e Lazio. Grazie ai cosiddetti capitoli del Papa Niccolò V, la città è governata da un governo misto di aristocrazia cittadina e di potere pontificio, sintetizzato nell'assioma «Nulla è il Senato senza il legato, nulla è il legato senza il Senato». Sotto il profilo industriale, la produzione più rinomata è quella della seta, che rende i veli bolognesi ricercati in tutte le corti d'Europa. Il principale appuntamento annuale è la Fiera del Pavaglione, sede del commercio dei follicelli, i bachi da seta. Le imprese sono sane e d'avanguardia. Ma tra guerre, carestie e pestilenze, la crisi economica non solo a Bologna, periodicamente si fa sentire. Tutto il mondo si lamenta che non corrono più quattrini. Gridan grandi e piccolini e ogni arte si tormenta. Tutto il mondo si lamenta, son calate le faccende, non si compra né si vende, vanno a mal tutti i mestieri, le botteghe, i lavorieri, scarsi son tutti partiti ed assai sono i falliti, la lor speme è tutta spenta, tutto il mondo si lamenta. Gloria di Bologna è la più antica università del mondo, che si è recentemente dotata di una sontuosa sede, il Palazzo delle Scuole, che i posteri conosceranno come Archiginnasio. Vi giungono studenti da tutto il mondo che si organizzano in gruppi chiamati Naziones. I più numerosi sono quelli germanico e spagnolo, ma molti arrivano anche dalle Fiandre e dalla Polonia. Questa rete cosmopolita vivacizza la vita cittadina, nella quale si intrecciano avvenimenti, si raccontano pettegolezzi, s'attendono nuove che vengono di lontano. La vittoria dei veneziani sui turchi ai Dardanelli, il crudelissimo assassinamento di un nobile in Reggio di Lombardia, le scaramucce in Francia tra principi cristiani ed ugonotti, che finiranno con la condanna a morte di questi ultimi. Tra 5 e 600, a Bologna, come nel resto d'Italia, i giornali ancora non esistono. La prima gazzetta di tipo moderno è datata infatti 1642. I giornali non esistono, ma le notizie sì. Giornali, ultime nuove! Perciò, per farle circolare, funzionano altri strumenti, diversi a seconda che si tratti di comunicazioni che il governo locale dà ai bolognesi, di avvenimenti interni alle mura cittadine o di ragguagli su quel che accade nel resto del mondo.
È vietato chiedere l'elemosina per strada, nelle chiese, nelle botteghe e sotto ai portici. La pena per i contravventori è di 3 tratti di corda più il sequestro del denaro in tal modo raccolto. Fissa le regole, il 31 dicembre 1598, il vice legato Orazio Spinola, preoccupato tra l'altro che i forestieri abusivamente introdottisi in città per mendicare importino anche rischiose pestilenze. . 25 gennaio 1586. Via le meretrici di ruffiani dal borgo di San Pietro. Per non offendere la Madonna del Soccorso, che vi si festeggia ogni anno la seconda domenica dopo Pasqua. Resti libero il quadrante di piazza antistante al palazzo comunale. Gli ambulanti del mercato di Piazza Maggiore debbono disporre i banchi in base al bando 15 settembre 1594. I venditori di cipolle davanti alle chiese, i marzari davanti alla Fontana Vecchia, Zavagli, Robivecchi e Rigattieri nella piazza del Nettuno, verso sud. Bandi non solo il governo comunicava ai cittadini, ma gli stessi diciamo così, enti privati, quindi le corporazioni o altre istituzioni comunicavano, si davano regole interne attraverso per esempio gli statuti, attraverso bandi, e poi c'erano le assunterie che si regolavano appunto i vari settori della vita cittadina, per cui c'erano normative sull'ordine, i portici, le strade. Tutti gli aspetti, insomma, erano presi in considerazione da questi mezzi di comunicazione. Quando ancora non era stata inventata la stampa, l'abitudine era quella di gridarli, da questo il nome, in luoghi prestabiliti della città attraverso i banditori pubblici che leggevano le comunicazioni che chiaramente erano manoscritte. Con l'avvento della stampa, chiaramente questo modo di divulgare le informazioni, le norme, le regole, le leggi da rispettare, ebbe un incremento. Certo, nel 500 e nel 600 c'era il problema dell'analfabetismo e per questa ragione l'abitudine di continuare a divulgarli anche a voce restò per molto tempo. Capisaldi dell'organizzazione cittadina sono le arti e le corporazioni. Assieme a quella dei banchieri, quella degli orafi è fra le più potenti. Controlla l'import-export delle merci più preziose, oro e argento, e garantisce il funzionamento della zecca per la coniazione di scudi, ducati e bolognini. È bene che personaggi di tal rilevanza stiano tutti insieme a controllarsi a vicenda e darsi manforte tra loro. Nasce così, ma nel 500 è già tradizione, quella ruga degli orefici, asse portante di un intero quartiere delle orevisarie, che andava dal portico dei banchi a via Draperie, lungo tutte le traverse, e poi su per il mercato di mezzo fino a via Calzolerie. La campana del Torrazzo, al mattino quando suona, proprio par che il ciel intuona e che dica il suo parlare. Su, su, su tutti a lavorare. Su, su fabbri, non dormite ma balzate a far dei chiodi e quei massi duri e sodi sull'incudin risuonare. Su, su, su tutti a lavorare. Su, su presto voi beccari, riducetevi ai macelli. A comprar manzi e vitelli e le giunte accomodare. Su, su tutti a lavorare. Tra Piazza Maggiore e le due torri c'è il centro pulsante della Bologna di 5 e 600. I nomi di strade e stradine testimoniano il pullulare delle attività. Le pescherie incrociano le spaderie, la via degli artieri confina con le beccarie.
superbo ognor divengo, perché questi due tengo. Robando tocca a me mantenere questi tre, senza armi e senza aratro. Inganno questi quattro, sott'ombra di buon zelo, io questi cinque pelo. Io con gli vezzi miei scortico questi sei, con bosso le ricette ammazzo questi sette. Io che non so merlotto li prendo tutti e otto. Qui si svolge la vita minuta di tutti i bolognesi, interpretata e messa in versi da Giulio Cesare Croce, poeta cantimbanco ed incredibile volteggiatore delle parole. Mai ho avuto maestro che proposto, mai le regole m'abbia e che mi die un memini con due culus accosto. I versi miei son piani, chiari e schietti, l'invenzion piacevoli, e ogni lingua mi serve per spiegare i miei concetti. Io dico pane al pane e pero al pero. Oh, e vado schiettamente alla Carlona, e finch'io vivo voglio dire il vero. Un manifesto di serietà professionale valido per i giornalisti di qualunque epoca. Allo scrivere schietto e al dire pane al pane e pero al pero, il persicetano Giulio Cesare Croce affidò le sue speranze, ancor prima che di gloria, di sopravvivenza per sé e per la numerosa famiglia. Giulio Cesare Croce, per 40 anni vissuto nella sua città, ha girato la città, le osterie, i canali, le botteghe e la cantata. È stato innanzitutto un ascoltatore formidabile, ascoltava le chiacchiere, la comunicazione della gente e le trasferiva. Per renderle più vive, le trasferiva spesso in dialetto. Abbiamo il dialetto bolognese dell'epoca. È stato senz'altro ben voluto da certe persone, però non ha mai trovato il mecenate, è vissuto in povertà. Le feste cittadine, come il carnevale, sono il momento in cui la vena giornalistico-poetica del Croce si leva più lieta, in accordo con lo spirito rallegrato dei bolognesi. E poiché il poeta, cronista, campa vendendo i fogli stampati per le diverse occasioni, la gioia degli abitanti finirà con il tradursi in un buon affare per il creativo reporter. Clou di ogni anno è l'appuntamento con la porcellina che viene lanciata giù dal palazzo dell'illustrissima città di Bologna per la festa di San Bartolomeo. Quel giorno tutti in piazza per un appuntamento goloso che Bologna manterrà per secoli. Il drappo va messo quando si butta giù la porchetta e il brodo. Quando imbottano già la roba dalla finestra, metti molto sulle spalle. Il primo pezzo di porchetta ce lo mangiamo insieme. Lo vedete, lo vedete. Un informatore in cucina, sono ancora la frutta, poi ci sono i dolci, poi i brindisi, la finestra è quella. Entri la porchetta. Complimenti. È enorme, davvero. Per il popolo. Pensato a tutto. Dai, dettaglio, I tortellini ce l'avete messi. La protagonista della festa, la porcellina ben rosolata, è paradigma di un altro pilastro dell'economia bolognese: l'allevamento del maiale e la lavorazione delle sue carni. Voi che lodate tanto il nobile asino, mirate un poco allora l'eccellente porco. E se da poi non celebrate il porco, dite che un porco son, ch'io sono un asino. Bel da dirti. Di pregi, appunto, è come la luna, l'asino. Ed è qual risplendente solo il porco. Quindi, a ragion di chi non gradisce il porco, da tutto riputato sia qual asino. L'eccellenza e trionfo del porco, discorso piacevole di Giulio Cesare Croce, datato all'anno 1594, esige l'attenzione che si deve ai capolavori interdisciplinari, perché dal porco si ricavano beni molteplici, in ordine alfabetico da braciole a zampetti. Ma a Bologna soprattutto... Che dirò io sopra le mortadelle? Salami,
sarcizzozzi, salcisse, cervellati, sanguinacci, ciambudelli e tante altre cose che si ricavano dalla carne di questo animale, le quali sono tutte preziose e rare, e massime le mortadelle e i salami, i quali sono cibi da principi e da signori, e di questo la città di Bologna porta al vanto, e per farle con tutte le preminenze che le vanno. A garantire la qualità di una produzione che a Bologna già allora dava fama internazionale, vigilavano i massari delle due arti dei beccari e dei salaroli. Nei propri bandi, il governo cittadino fissava già alla fine del Cinquecento norme anticipatrici dell'odierna denominazione di origine protetta, per evitare l'importazione abusiva di manufatti di origine ignota. Multe di 25 scudi d'oro ai contrabbandieri. Del porco, comunque, la virtù non è soltanto gastronomica. Le setole hanno infinite virtù e se ne fanno pennelli da dipingere, in modo che possiamo dire, se non fossero state loro, non si nominarino Giotto, Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci, il Cesi, Carracci e Lavinia. Lavinia Fontana, stupendissima pittrice. Figlia di Prospero Fontana ed artista di grande garbo, Lavinia Fontana emerge nel poetico Elogio delle donne che Giulio Cesare Croce dedica ad una Bologna assai ricca di talenti al femminile. Novella de Giovanni, già d'Andrea, moglie di Gian Lignan, sì gran dottore, mentre che qualche occupazione aveva egli, che dello studio era lettore, pubblicamente cattedra tenea per lui, mostrando l'alto suo valore. Ed oltre che fu ai libri grande amica, fu piena di bontà, casta e pudica. Bettina pur di sangue calderino, uscita fu di Senza in Chiarofonte, lesse nello studio patavino un tempo e ne portò cinta la fronte di somma gloria in greco ed in latino. Tanto fu esperta in maniere conte che celebrata vien da tutti i lati come stupor di tutti i letterati. A donne di questa levatura si addicono approcci raffinati come il sofisticato rebus alle bellissime gentildonne bolognesi, felice testimonianza dei giochi enigmistici del tempo e del ruolo delle stampe galanti. Sullo stesso filone le sfide d'amore in stampa allegorica che riprendono la tradizione latina dei Carmina figurata. È un mondo di allegrezze e lusso, nel quale si riconosce soltanto una minima parte della città. Talmente esibizionista, tuttavia, da imporre reiteratamente l'emanazione di provisioni sopra le pompe ed il vestire, sia delle donne sia degli uomini. Norme che si estendono anche al cibo e ai banchetti. Ben altro clima si respira tra le popolane che lavano i panni sulla riva del canale e che sono, per il Croce, una brillante fonte di notizie. Io mi son preso gioco d'andar talora ove lavare i panni certe donnette vanno, ai ponti e ai scanni, e le sarei mill'anni state a udir, perché qui tutti i fatti tutti sodon di Bologna, e belli e brutti. Perché in questi ridutti van, come dico, certe donnarelle che state sono in queste case e in quelle. E qui mille novelle si senton mentre lavano le bugate, come vi farò sentire se m'ascoltate. Sarebbe molto più comodo far bucato in pieno centro, alla bellissima fontana del Nettuno, ma le autorità lo vietano costantemente. Ciò nonostante, molti commercianti cercano di utilizzarne l'acqua per lavare le merci o per abbeverare le bestie. In Piazza Maggiore si svolge il mercato e nemmeno la Basilica di San Petronio va esente da indebiti imbrattamenti e dall'abusivo parcheggio di agnelli ed altri animali.
Il via vai raggiunge il massimo quando nei mesi di giugno e luglio l'adiacente pavaglione allestito ad hoc ospita la fiera dei Follicelli. In questi casi la tutela del bene civico impone rigide regole per evitare che escano dalla città monete buone, scambiate con altre considerate regolari, ma in realtà di lega o di peso cedenti rispetto a quanto fissato. Per questo vengono regolarmente pubblicate le tariffe analitiche dei cambi valutari. Una moneta che non gode di buona fama non circola agevolmente nel sistema economico internazionale dei secoli passati. Internazionale significa che valica i confini tra due stati, come ad esempio tra Bologna e Modena, verso nord, tra Bologna e Firenze, verso sud. Una cittadina dei Paesi Bassi che diverrà famosa più di 400 anni dopo, Maastricht, fa capolino negli avvisi venuti di Fiandra il 30 giugno 1579. Vi si racconta la presa della locale fortezza da parte delle armate del re di Spagna, condotte dal viceré Alessandro Farnese, duca di Parma. L'Europa, già allora, passava spesso lungo l'asse della Via Emilia. Bologna, con l'afflusso di studenti benestanti dall'intero continente, costituiva un ricco centro di produzione e smercio per le pubblicazioni inerenti le ultime notizie del mondo, gli avvisi, i ragguagli, le vere relazioni che costituiscono l'anticamera del giornalismo periodico successivo. Non esiste una data della nascita del giornalismo a Bologna, però i primi documenti sono del 1530, in occasione dell'incoronazione di Carlo V in San Petronio. In quel momento la città ospitava sia il Papa che il Cardinale, uscirono tre diverse edizioni della medesima relazione giornalistica. Il più antico documento, diciamo così, un avviso monografico, cioè un documento di tipo giornalistico, è allo stato attuale degli studi del 1526 per l'area italiana. Quindi queste tre diverse edizioni del medesimo episodio sono veramente premature, siamo all'inizio del giornalismo. Per il giornalismo invece periodico, cioè le gazzette, la prima gazzetta stampa bolognese è del 1642. Fino a quel momento i periodici di carattere giornalistico erano stati manoscritti, cioè i cosiddetti avvisi manoscritti, che trasmettevano con cadenza settimanale le più importanti notizie che provenivano dalle capitali europee. A far notizia negli avvisi sono soprattutto le grandi battaglie, i sontuosi viaggi dei regnanti, gli avvenimenti mirabili, la nascita a Lisbona di un bimbo bruttissimo e tutto armato con una croce sul petto. Un mostro spaventevole è nato anche a Costantinopoli, mentre un terzo, tanto brutto che a vederlo sembra proprio il diavolo, uccide gli uomini e secca le piante in uno sfortunato territorio dell'Ungheria superiore. Allora come ora, tuttavia, a farla da regina è la cronaca nera. Si vende bene la storia di due infelici amanti, decapitati in Piazza Maggiore per aver ucciso il padre di lei che s'opponeva alle nozze. Finisce sulla forca, in piazza a far linguino, anche un famoso ladro acrobata, il misero Pontichino. La città da secoli è devota alla Madonna di San Luca, che come primo miracolo riconosciuto salvò Bologna dalle insistenti piogge che, rovinando i raccolti, avrebbero portato la carestia. Perciò presta orecchio attento anche alle vicende meteorologiche. Gli avvisi raccontano dunque di un orribile fortunale a Venezia, di un devastante temporale a Napoli, di un disastroso terremoto a Rimini. Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Bologna, che con Guglielmo Marconi darà la radio al mondo, già sul finire del Cinquecento aveva tentato di inventare il giornale radio. Un intraprendente cittadino chiese al Senato l'autorizzazione a dar vita ad un centro di lettura a pagamento degli avvisi che avrebbe fatti giungere appositamente da tutto il mondo. Un bolognino e lo speaker comincerà a raccontare quello che i molti analfabeti non potrebbero leggersi da sé. Accetti dunque, vostra bronzissima altezza, questo foglio, il quale in cima a questa pertica gli porgo, pregandola non negarmi il poter venir talora a trarmi alla vostra cantina, poiché la mia quest'anno è andata in secco.
e con tal fine, tutto riverente, le bacio la tridentica mano e le desidero una buona pellandra per questa vernata e un paravento per difendersi dalle mosche quest'estate che verrà. Naturalmente a Bologna tra 5 e 600 la stampa era soltanto in bianco e nero. Se in questo video avete visto anche bandi, avvisi e ragguagli a colori è perché ci ha aiutato un modernissimo computer.